Vado sul currency screener per il semplice motivo che è una tecnica che non dobbiamo lasciare lì. E ho fatto tutte queste parole sui cicli perché comunque potevano essere altresì interessanti, spero di sì, ma perché se non fa quello che deve fare, per me una certa cosa e per me avrebbe proprio dovuto fare quella roba, allora io mi preparo a fare il contrario con veemenza. Allora io partirei qui da gennaio, ok? Nessuno si è offerto volontario, faccio io. Prendo un Excel e segno. Ora, anche qui, siete tutti stravaccati, con la colazione, il croissant lì in mano, e nessuno vuole scrivere. Oh, ciao Ale, faccio io. Benissimo, grazie, mi agevoli. Allora, noi qui potremmo tradare 7 strumenti a botta. Grazie Ale, e ben ritornato intanto. Allora, potremmo tradare 7 strumenti a botta, però io direi di iniziare a farne uno alla volta. Quindi allora, partiamo da gennaio di quest'anno. Allora, vi faccio notare una cosa. Cosa notate quando l'indicatore currency screener su time frame daily, quindi indipendentemente io l'ho attaccato su euro dollaro, ma non c'entra, lo potete attaccare su qualsiasi strumento perché è un indicatore che prendo info da tutti i 28 cambi e cross del Forex, per cui perché vi funzioni bene sulla MetaTrader 4 della trading, alla quale assegnerete la Trading Room Pro, voi almeno una volta su quella piattaforma dovete farvi lo sbattone di aprire tutti i 28 strumenti, togliergli lo scorrimento e a mano far così, trascinarli indietro il grafico di euro dollaro, euro yen, euro GBP, euro AUD, euro franco svizzero, eccetera, NZD con tutte, USD con tutte, eccetera eccetera, andando indietro nello storico, così la MetaTrader carica lo storico, allora poi vi funziona, ok? Certo, dovete farlo su un broker che non abbia la candela della domenica sera, se no Paolo ti perdi il lunedì, quindi tu lo puoi fare dal martedì al venerdì, ok? E può capitare. Un po' cambia perché certamente la candela della domenica sera viene ritenuta una candela daily vera e propria, però prova a fare una verifica, poi con quello che vediamo oggi rimane registrato, ok? Un po' cambia, è ovvio. Però vedi tu di quanto, va bene? Allora, partiamo con il gentilissimo Ale che si rende disponibile a segnare su un Excel. Allora, partiamo, ma prima di partire ancora, notate quando l'indicatore va a soglia 90 o a soglia 10, poi se 85 e 15 va bene uguale, perché se voi ci fate caso, guardate quando l'indicatore va alto, cosa fa l'indicatore? Fa sempre o quasi un'inversione a V. Repentina e cattiva in senso buono, quasi sempre. Quindi, tranne qui ad esempio, qui non ha fatto subito su, il giorno dopo ha fatto poco su e poi il giorno dopo ancora è andato, però quasi sempre vedete questo. Ma scusatemi ragazzi e ragazze, questa è musica per le nostre orecchie, quasi sempre, no? Ogni tanto poi a forza di un po' provocarvi e prendervi in giro non ho più ricevuto le domande o le mail con Fabri, ma fa sempre così? E la risposta era ovviamente scherzosa, e magari facesse sempre così. Non può essere sempre, nulla è per sempre, da tutti i punti di vista, ancora di meno nel trading. Ma qua vi dico, quasi sempre fa questo, ma non devo essere io a dirvelo. Guardate, lo vedremo oggi. Allora, se quasi sempre fa così, quella è un'idea di trading. Probabilmente non troverei la stessa roba su un grafico casuale, probabilmente. Ok? Benissimo, e vi rimando al blog a vedere anche le spiegazioni, magari avevo spiegato come avevo realizzato il currency screen, adesso non mi ricordo. Ora lo usiamo. Allora partiamo dalla prima moneta che si tira e vedo lo yen. Ok? Allora Ale, scrivimi per favore yen su una colonna di Excel, scrivi moneta yen e iniziamo a studiare lo yen. Ok? Forse prima c'era il GBP in ordine cronologico. O forse sono allineate, ma partiamo dallo yen, quella un po' più in alto. Allora, partiamo dallo yen e poi ti fai la colonna, 7 colonne con i 7 strumenti, quindi fai euro yen, dollaro yen, GBP yen, CHF yen, USD yen, AUD yen, NZD yen, e le abbiamo dette tutte. E quelle 7 colonne rimangono poi per tutte le monete. Ok? Benissimo. Allora, partiamo. Prendiamo un grafico da qui. Facciamo una cosa, così rimaniamo sulla stessa piattaforma. Questo qua lo mettiamo così e di qui facciamo un nuovo grafico
e lo mettiamo qui. Adesso tutto quello che vi dico lo sto facendo sul daily, ma è replicabile con delle sfumature che avevo spiegato sull'orario, se non ricordo male, già nel webinar che trovate nel blog. Possiamo mettere anche questa qua, anche un po' più piccola, e questa un po' più grossa. E poi, ripeto, si può provare un po' su tutti i time frame, e comunque è meglio saperle queste cose che non il contrario. Allora partiamo GBP, partiamo yen, no? Partiamo yen. Anche qui facciamo una cosa, me ne scrivo gli strumenti così, tipo GBP, euro, dollaro, yen, NZD, AUD e CAD, così mantengo più o meno sempre lo stesso ordine. Allora partiamo, e qui abbiamo uno yen. Io come oggi, ok, grande Ale, perfetto, siamo praticamente partiti. Allora io oggi, no, arrivo la mattina, cioè guardate, lo facciamo veramente, io oggi arrivo adesso, sono le 10, no, e vedo che la giornata di ieri, cioè sarebbe venerdì, non aveva monete né qui né qui sotto, quindi io so già che stasera non devo fare niente. Ok, non è che tutte le sere a priori mi debba mettere al PC, ok? Ritorniamo di là. Allora, io qui vedo lo yen tirato, ma lo vedo alla mattina che si sta già scaricando, quindi io so il giorno 10 di gennaio che il giorno 9, cioè il giorno prima, si è tirato lo yen, e io sono al 10, benissimo, al 10 sera mi metterò al PC, nel caso, ok? Nel caso ci fosse il giorno prima lo yen tirato. Quando mi metto al PC, quindi mi metto al PC il giorno dopo di dove c'è il segnale qui, quindi qui c'è stato il 9 di gennaio. Allora andiamo al 9 di gennaio. Allora c'è lo scorrimento, ma qua siamo sull'orario, dobbiamo andare sul daily. Ok. 9 di gennaio io ho avuto setup yen, eccolo qui, qui più zoom di così non si può, quindi ho avuto questo, è normale, no? Se ho avuto adesso qui, però anche il GBP è sceso, ma perché c'era il 9, c'era anche il segnale del GBP. Partiamo dal GBP, va, che ce l'abbiamo qui. Allora abbi pazienza Ale, partiamo dal GBP dollaro, ok? Quindi avevo il GBP basso, il 9, benissimo. Io il 10, cioè in questa giornata, guardo un attimino come si muove la situazione, e alla sera, nel caso, sarò presente. Allora sarò presente a livello operativo se io non avrò avuto quello che avrei dovuto avere, cioè se il ciclo non fa quello che deve fare, farà con veemenza al contrario. La memorizzate per i cicli, la utilizzate anche qui, perché io il 9 mi crolla il GBP dollaro, e infatti il GBP è debole. Io so che il giorno dopo la moneta GBP da qui, visto che ha chiuso sotto i 10, andrà a reagire, e io durante la giornata, se vedrò che GBP dollaro avrà reagito, cosa farò alla sera? Niente, perché ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Per cui se io ho un ciclo che teoricamente deve far così, e io ho il prezzo che realmente fa così, io o ho tradato quel ciclo lì, oppure non è che su questa partenza, su questo breakout, eccetera eccetera, abbia degli sbilanciamenti. No, vado avanti senza avere necessariamente delle info. E quindi io nel pomeriggio, per dire, o anche alla sera, però tante volte vedremo già nel pomeriggio che la candela di GBP dollaro ha reagito, allora non ci sono segnali, perché io devo andare a prendere quelli che non hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare, ovvero salire come i GBP, e quindi faranno contrario con veemenza, ma questo si è scaricato. Penso che sia chiaro, no? Detto così per tutti. Allora poi vado avanti, cioè nel senso GBP dollaro, adesso provo GBP contro euro, quindi euro GBP, GBP euro GBP è salito su debolezza di GBP, ma il giorno dopo ha stornato, vedete? Quindi non si è sbilanciato. Poi vado e faccio GBP yen, ecco, GBP yen invece il giorno prima, dove anche GBP dollaro crollava, euro GBP andava sulla luna, eccetera eccetera, però il giorno dopo stornavano o ritracciavano, invece il GBP yen non lo ha fatto, ok? Perché, cioè, lo ha fatto dai minimi, però ha avuto un corpo ribassista, quindi io
già nel pomeriggio magari, avrò come prima scelta rispetto agli altri che non sono in realtà neanche una scelta, avrò già mentalmente GBP/JPY. E lo lasciamo lì un attimo. Andiamo a vedere GBP/NZD. Poi dopo, ragazzi e ragazze, ovviamente non mi ripeto più, perché oltremodo questa tecnica è lì sul blog da anni, è vecchia in senso buono, è come il vino che però quando puoi aprire la bottiglia è bella buona, è invecchiato bene, ha acquisito valore, ok? Quindi io la sto solo ripassando perché siamo nei giorni giusti per ripassare questa tecnica qui, non possiamo non usarla, ragazzi e ragazze, a partire da sottoscritto. L'importante è che chi è alla sera la utilizzi alla sera, io arrivando la mattina, se sarà ancora utilizzabile, la utilizzerò. Purtroppo a memoria mi sembra che sia molto da sfruttare nella notte, cioè alla sera metti l'ordine. GBP/NZD ha fatto quello che avrebbe dovuto fare? Sì, ha reagito. E quindi mettiamo un altro GBP/AUD. GBP/AUD, vedete che come lo yen non ha reagito tanto, quindi mi metto GBP/JPY e GBP/AUD. Sta roba qui ve lo dico, voglio farlo automatizzare, devo farmi fare il currency screener sulla multicharts. Poi sulla multicharts lavorare su base giornaliera è un po' un problema, ma a settembre martello un po' nel dietro le quinte e lo faccio fare in qualche maniera, oppure lo faccio fare direttamente sulla MetaTrader 4. Ma questa roba qui devo farla automatizzare, perché e questa sì che si può fare automatizzare subito a differenza del Mateca. E poi rimane GBP CAD, poi ogni tanto dimenticherò qualche strumento, ragazzi e ragazze. Il GBP CAD vedete che ha reagito. Allora ecco qui che ho avuto due strumenti che non hanno reagito. Allora, due strumenti, mi verrebbe da dirvi magari maggiormente oggigiorno, poi ripeto, il webinar non l'ho riguardato, è vecchio di anni, non mi posso ricordare, però sicuramente oggigiorno che abbiamo anche un piano cartesiano e bla bla bla, mettegli dentro questi due strumenti sul piano cartesiano che nei prossimi giorni vi mando, e ha già anche lo storico dentro, salvo che ci siano dei problemi col server e magari il programmatore mi dica gli passiamo già questa con la scritta che ha lo storico ma non funzionerà ancora, perché se andate tutti quanti, io non so quanti rimarrete in Trading Room nelle due settimane prossime, però o sarete al PC, però magari c'è quel problema, ma se non c'è comunque lo passo, ma comunque se c'è adesso da più avanti prenderemo un server dedicato eccetera, ok? Allora, questa cosa qui da inglobare sul piano cartesiano sarà da mettere dentro, ok? Allora, sì Susanna, va bene su tutti i time frame come ho detto prima, ma con delle specifiche, e dopo magari lo vediamo un attimo. Quindi soprattutto adesso curiamo la parte daily. Quindi questo ha reagito. Allora io ne ho guardati un po' di strumenti, no? Bene, chi è che non ha reagito? Due. Quanti hanno reagito? Quattro. Ok? Allora è meglio se tre reagiscono e tre non reagiscono, per esempio. Se cinque avessero reagito e solo uno no, un po' più di sospetto. Qui sono due, una via di mezzo. Quindi cosa vuol dire? Che se con tre che reagiscono e tre no, entro in, dove adesso vi faccio vedere, a leva 1, magari qui siccome 4 hanno reagito e 2 no, entro a leva 3 quarti, oppure non ne faccio neanche una delle due, il giorno dopo però mi ricordo di andarle a vedere, perché come si completa adesso l'innesco al trade? Facendo, ah sì, manca CHF, grazie, bravo Ale, appunto, proprio siccome il CHF non lo voglio vedere mai, comunque il CHF ha reagito, ok? Quindi Susanna ti ho risposto, una tecnica che è frattale, quasi tutto quello che utilizzo è frattale, praticamente tutto in realtà, però poi qua ci sono un casino di spazi di ricompensa attese secondo me, invece su un grafico minuto funziona anche così, ma più che usarlo così lo userei in maniera logica, devono rimbalzare, lo farei con le binarie ad esempio, no? Quindi caso su caso, comunque mi sto registrando. Allora benissimo, gli unici due che non hanno reagito sono questi due qua, allora li andiamo a prendere, GBP/JPY. E dove si entra, ragazzi e ragazze? In close, cioè in open, cioè o in close di questa o in open di quella dopo. Qual è il target che andiamo a ricercare? Target minimo, il ripercorrere tutta questa spike fino a qui. Dov'è lo stop loss? Lo stop loss non c'è, ragazzi e ragazze, sono 24 ore, non c'è niente da fare, lo stop loss migliore. Poi se voi siete in Trading Room Pro, vi mettete lì e fate che se voglio guadagnare uno sono disposto a rischiare uno, sono d'accordo, cioè da lì poi vi fate la gestione voi. Io vi dico la cosa migliore è che ho notato non mettere lo stop loss, cioè io entro qui in open e ritorno la sera dopo,
se so, ovviamente gli metto il target, per dire, se mi ha preso il target bene, se no esco dove sono sono. Se non mi piace uscire dove sono sono perché più o meno sono ancora lì, e non mi avesse preso il target per un pelo, allora tengo ancora, per dire, seguo anche qualche ora di notturna. Cioè l'importante è farvi vedere che vi faccio entrare, in senso buono, e io stesso posso farlo ovviamente, in dei punti dove nessuno, come abbiamo detto l'altro giorno, entrerebbe. Perché parliamoci chiaro, dopo una lunga candela così e una candela così, nessun piccolo entra short qui in chiusura, nessuno. Alzi la mano, dicevo l'altro giorno, di chi onestamente lì ci metterebbe dei soldi di tasca propria, nessuno. Mediamente parlando possiamo dire nessuno. E man mano, ve l'avevo già detto, andando sempre di più avanti nello sviluppo sistematico, ho notato che il sistematico ti dà delle occasioni di ingresso long o short che siano in dei punti dove io onestamente a mano non c'entrerei, e ve l'ho detto già più volte e qui lo riconfermo ripensando tutte queste robe. Sta roba qua mi piace. E quindi Ale, tu GBP Yen salvi, scrivi che entravi qui in close e ti beccava il target e facevi 76 pips. GBP, chi era l'altro, non mi ricordo più, AUD, sì, GBP AUD, entravi qui in close e lo beccavi fino al minimo e facevi anche qui 76 pips. E poi converrebbe fare anche un'altra cosa, perché se noi inneschiamo bene, è un piacere tenere anche, oppure un dispiacere uscire sul target, allora bisognerebbe poi farlo, e lo lascio fare a chi entra in room pro, entro qui in close fino al primo target, mi ha preso tutto, non fate in modalità split eccetera, quello poi a mano, in modalità di test dite chiudo tutto sul target oppure dopo 24 ore, oppure esco in chiusura del giorno dopo, oppure esco in chiusura del giorno dopo, del giorno dopo, del giorno dopo, fino a 4-5 giorni, così facciamo uno sviluppo anche trend. Oppure se il target era 75, esco a 75, esco a 150, quindi 75 più 75 150, 230 per dire, 300 eccetera, quindi dei multipli di quella spike, così ci relazioniamo la volatilità e ne veniamo fuori in tutto lo storico nel caso. E poi andrebbe fatto in realtà anche in termini assoluti in pips, ma va bene così. E quindi segni per adesso questo, benissimo. E quel giorno lì voi, questa sera, in questa serata dove voi shortavate, andavate a letto, sì però Fabri senza stop loss, ragazzi ragazzi, lo sviluppo quantitativo, voi non vi immaginate quante istituzioni entrino senza lo stop loss, solo che sui libri c'è scritto, almeno quelli che arrivano a noi, entra se rischi uno per prendere 3 o se rischi uno per prendere 4, io non lo vedo mai quell'ingresso lì sui grafici, è una provocazione barra una battuta, e taglia le perdite e fai correre i profitti, il 90% fa il contrario, e me ne accorgo anche poi dallo sviluppo sistematico ad esempio. Benissimo, lo stop loss eccetera eccetera, sì ma noi ce l'abbiamo uno stop loss, solo che a tempo, 24 ore, sì però Fabri in 24 ore può andarmi 1000 pips contro, e va bene, allora tu fatti tutta un'indagine statistica e vai a vedere di quanto ti sarebbe andato contro, e poi da lì usa uno stop loss antidisastro. Intanto comincia a mettere, magari nulla vieta di entrare qui short e mettere uno stop loss di 500 pips, allora entro short a leva 1 e se mi becca 500 pips avversi perdo il 5%. Tante volte scoprirò che ho messo lo stop loss sullo storico al 5%, riparametrandomi a leva 1, se non l'avessi messo sarebbe stato meglio, perché se non lo metto in certe zone, poi più mi si allontana, più è meglio non metterlo a quel punto, perché è più facile che arrivi il ritorno indietro, il ritorno alla media. Quindi tutti i ragionamenti registrati, ve li riascoltate con calma e vedete, o vedrete, ok? Quindi qui abbiamo fatto questo, e lo sapevamo il giorno prima, cioè qui chiudeva, e poi non mi ripeto più, questo si tirava perché il GBP è sceso, allora io la sera dopo, ok, mi mettevo solo sui GBP per dire, e vedevo questo, shortavo, la mattina tornavo qui. Questo va sviscerato per me nei termini di, se io arrivo il giorno 11 di gennaio sul time frame orario, dove siamo? 11 di gennaio, è questo che mi tiro un po' le orecchie, perché questa cosa devo usarla. Allora io l'11 di gennaio, dove mi apriva qui, e se ero presente la sera shortavo con stop loss 24 ore target qui, poi dopo sul target se sono lì davanti ai monitor posso anche non uscire subito, però non è che mi tornava utile, perché se avesse fatto apertura fosse stato così, è chiaro che la mattina dobbiamo ricordarci che ha alta probabilità di arrivare qui,
da settembre in avanti. Qui invece faceva tutto nella notte, come vi ho detto, e un po' la maggior parte delle volte. Quindi questo è GBP AUD e GBP Yen. Ecco, GBP Yen invece era un vero e proprio regalo. Questo che vi dico, mannaggia ragazzi, solo che ho tante robe per la testa, pian pianino però finalmente a dirvele tutte, ve le portate a casa e le registriamo. Allora io arrivo GBP Yen qui così. Ma caspita, addirittura qua siamo nel pomeriggio, siamo alle 16:17. Cioè noi siamo tutta la mattina più il pomeriggio anche qui. E noi sappiamo che doveva andare qui con altissima probabilità e ci è andato. Ma ragazzi, ragazze, questo vuol dire che io quel giorno lì mi piazzo con un'altissima probabilità short su GBP/Yen, e guardando GBP/Yen e magari altri strumenti sul piano cartesiano so dove deve andare l'euro-dollaro e dove andranno mille altri. Cioè sta roba qui, vi dico una cosa. In che senso, Guido? Vi dico una cosa, ragazzi, ragazzi, io tanto quando mi metto in testa una cosa poi posso sbattere la faccia tante volte, ma tanto poi vado avanti, perché questo, eh sì, esatto, Floriano, certo, perché questo è il mio stile. Poi vi ho detto, anni fa ero una persona, ragazzi, ragazzi, siamo prima di Ferragosto, fatemi divagare anche un po', perché poi da settembre martelliamo con operazioni su operazioni, ma adesso fatemi anche concretizzare, non che nessuno mi abbia detto qualcosa, ma ve lo anticipo io, cioè fatemi un po' divagare perché ne ho bisogno, mi sto rilassando e poi partivo per le vacanze e poi da settembre martelliamo. Cioè io ero una persona che partiva dal punto A e se voleva arrivare al punto B ci arrivava anche con calci nel sedere e schiaffoni in faccia. Poi ad un certo punto ho capito, in maniera saggia, crescendo, studiando, meditando eccetera, che magari per arrivare al punto B, però senza prendermi tanti schiaffi, potevo passare dal punto C e poi ci arrivavo, e non è detto che la strada fosse poi più lunga. Quindi oggigiorno vi dico, non incaponitevi, non incaponiamoci, nel senso che le cose devono anche un po' fluire con il loro natural fluire, in termini di causa ed effetto, in termini di devo scontare karma buono, negativo, eccetera. Quindi non vado oltremodo, però se mi metto in testa una cosa poi ci arrivo lo stesso. Allora io mi sono messo in testa del campionato del mondo adesso, mi sono messo in testa, no? Allora io ho detto, se io devo fare il campionato del mondo, voglio vedere se ho anche altra roba buona, devo crearne altra buona, devo creare qualcosa che sia più da equity dritta che non... Cioè, se il campionato del mondo lo vinci facendo un equity così, è meglio. Cioè, magari posso vincere tanti soldi facendo un equity così, ma se io riesco a fare un campionato del mondo che vince di meno, ma è più costante, non mi dispiacerebbe questo, perché allo stesso tempo io poi spingerei di più lì con la percentuale. E quindi sto raccimolando un po' tutte le idee, e poi tante volte ti scopri ad andare a fare il viaggio intorno al mondo per capire che la risposta ce l'avevi guardandoti dentro, no? Cioè sempre così, no? O facendo due passi nelle tue campagne, per dire. Bene, allora tutto questo lo metto insieme e dico, ma sta roba qui, porca paletta, ce l'hai lì. Ho in testa alcuni di voi che la usano da anni e martellano e poi mi martellano e hanno ragione, così come anche su Imateca mi tirate le orecchie, però tutte le cose daily io no, un po' le allontano, però poi pensandoci bene questa roba qui non è esclusiva daily, e qui abbiamo un esempio, cioè alle 16 o prima tutta questa zona aveva un'alta probabilità di arrivare qui. Bene, caspita, e ci è andato, ok? Andiamo avanti, ritorniamo sul daily. Allora, adesso, cosa che è figo, perché non sempre capita così, ma può capitare, addirittura io, quel giorno lì, dove avevamo i GBP, avevamo anche lo Yen. E quindi, il fatto che GBP Yen fosse forzato sia da moneta GBP, cioè moneta GBP il giorno dopo sparava su, e infatti vedete che è andata su, ma GBP non ha aiutato oltremodo a salire GBP Yen, e Yen doveva andare giù, ma Yen non ha aiutato oltremodo GBP Yen a scendere. GBP Yen stava covando un casino di soldi short. E poi dopo cos'è capitato? Ma i grafici non sono casuali, ragazzi e ragazze, i soldi si muovono prima, vi avevo fatto vedere la flussimetria e altre robe, si muovono prima. Quindi quando i big hanno venduto qui, i giorni dopo, sapete cosa hanno detto i big? Ai piccoli che si mettevano in contrario a long, gli hanno detto
voi andate a provare rimbalzini eccetera eccetera, noi continuiamo a vendervi addosso perché sappiamo qualcosa, gap down, ok? Poi dopo sono scattate delle ricoperture violente, per carità, ma il soldo è veloce, non c'è da escludere che qui ci sia un altro segnale vista la candela, adesso vediamo se c'è, ok? Quindi ragazzi, sta roba qui è strepitosa, devo farmela automatizzare, ok? Però adesso, più che descrivervela così, e credo che sia compresa chiara per tutti, è multi time frame, nel senso può funzionare anche su più time frame, e quindi è frattale più che multi time frame, eccetera eccetera, fatene buon uso, ok? Con questa operazione qui vi ripagavate la trading room per qualche mese, è quello che vi dico, situazione win-win, e nell'intraday ci godevo pure io. Andiamo avanti. Allora, sempre su questa giornata qui, però, oltre al fatto che ci fosse il GBP, c'era lo yen. Allora adesso andiamo a esplorare gli altri strumenti, e quindi facciamolo. Allora, quindi adesso facciamo con lo yen. Allora, GBP yen l'abbiamo già fatto ovviamente, allora partiamo con euro yen. Allora, euro yen, il 9 scende, ma per forza, perché c'è un casino di soldo long sullo yen, ok? Il giorno dopo però il soldo dallo yen esce, vedete la linea gialla, si vede che scende più o meno fino a qui, più o meno, no? Benissimo, allora io su moneta yen che scende mi dico che l'euro contro lo yen può rimbalzare. Ha rimbalzato? Manco per niente. Allora io il giorno dopo, o in chiusura di questa o in apertura di questa, mi metto short. Ale, euro yen, ti porti a casa. Scusatemi, perché anch'io mi stanco. Chiaramente, se io entro qui, il primo target è la close. Il primo target è il minimo. Mi conviene entrare per prendere questo spazio? Dipende, devo vedere quanto è, almeno 15-20 pips. Devo vedere, c'è solo lo scenario euro yen shortabile? Perché se c'è solo lui, sento un po' di puzza di bruciato. Se ce ne sono anche altri, allora faccio un portafogli. Cioè lì le competenze ve le sto trasmettendo giorno per giorno, mi sembra, no? Però allo stesso modo, nella giornata del giorno dopo, cioè questa qua che è il 11-1, euro yen tendenzialmente, se dall'apertura è andato subito giù, allora ha chiuso il target, ma se è andato su e qui siamo ad una certa ora, cioè la mattina, regali in vista, ragazzi e ragazze, questi sono i regali di agosto, ok? Quindi vado all'11 gennaio sul dato orario, quindi 11 di gennaio. L'11 di gennaio alla mattina, qui così alle 9:08 italiane, 8:09, sono qui ragazzi e ragazze, alta probabilità dalla open di andare al minimo. Però cosa faccio? La faccio? Sono 8 pip e mezzo, non la faccio, ok? Vado a dormire, giorno dopo mi sveglio, sono qui, da qui quanti cominciano a diventare? 40 puntini puntini, e poi ha proseguito, tra l'altro. Cioè questa roba qui, mi arrabbio con me stesso, ma per fortuna ogni tanto metto tutto a rotazione e quindi vi spiego anche queste robe. Sta roba qui ce l'avete in trading room normale, tra virgolette, da anni, e lì in basso a destra, e quanto lavoro c'è. E lì vi dico, datevi in senso buono voi più da fare di me, perché io ho così tanti pensieri e robe per la testa che poi mi dimentico. Ma se andiamo a sviscerare l'indicatore Fabri piccoli, Fabri R, i rendimenti, i currency screener, i Fabri SV4 nei minimi dettagli, trovate sempre delle robe buone, e questa è buonissima. Però c'era anche nel blog già da anni, però è giusto che io ve lo faccia notare, ci mancherebbe altro. Quindi in realtà non è una strizzatina, una tiratina d'orecchie, ma datemi una mano, che diventa un diamoci una mano, perché sta roba adesso è capitato a me di ripensarla eccetera, ma chi la utilizza o la conosceva, ditemelo, perché fatemelo notare, questa roba qui si automatizza, questa qua è proprio facile da automatizzare, ok? E mi muoverò in tal senso. Devo aspettare, perché attenzione, stavolta voglio evitare l'errore di partire con un qualcosa che poi debba ridarvi mille volte, quindi devo intanto convincere il programmatore a fare in multi currency screener. Poi seconda cosa, devo mettermi lì, fare sulla meta 3 del 4, provarlo un po' di mesi, e poi se va ne riparliamo, ok? Però intanto a mano lo usiamo da settembre, quindi questo a settembre per me è imperativo da usare. Si potrebbe anche a settembre guardare un H4, però partiamo dal daily. Bene, e quindi questo l'abbiamo detto, e ritorniamo di qui.
E quindi questa qui, Ale, non segni nulla perché non si può entrare per fare 8 pips. Andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto con lo yen, il GBP, l'euro, dollaro yen. Dollaro yen è più fruibile a occhio perché chiude qui e il target è qui. Quanto è questa roba? Sono 57 pips e li segni. Ok? Sì, però io entrando in open mi è andato contro prima di 115. È proprio quello il discorso. Magari mettevi lo stop loss a 100 e ti sbatteva fuori. Quindi non c'è uno stop loss, è di tempo. Da lì vi dico, entrate a leva 1, fatevi un po' di soldini e poi sui soldi guadagnati potete iniziare a spingere un po' di più, sempre dopo, ok? E qui arriva target Ale, quindi dollaro yen 57 pips. Vado solo più a vedermelo nell'intraday perché mi ispira un casino questa spike verso l'alto, perché dall'open si è allontanato di 115 pips. Tu dici non torna più indietro dopo 115, e invece è tornato. E quindi questo qua, andiamo sull'orario e andiamo sempre questa giornata qui, da qui è andato su di 115 pips. Benissimo. Allora, certo che questo martellino da price action è ghiotto ghiotto per tutti, e lo facciamo short qui sotto. Caspita, hai un target fino a qui? Non dico di entrare qui con stop loss lì sopra per target qui, ma dico di entrare qui e tenere un po'. Ok, e poi è arrivato qualcosa, un dato macro, perché mi sembra un evento importante, che ha fatto fare tutta questa strada. Capite che dall'altra parte le cose le sanno prima e si posizionano prima? Qui c'è un wolf ribassista. Adesso tracciandolo un po' più basso qui, ma short per dire, o short dalla close, se mi fido ancora, però lo uso solo più per innescare. L'idea short mi è derivata dal daily. Fantastico. Quindi questa era una salita non da vendere, di più. E se vendo qui, e questo mi viene qui sul piano cartesiano, so dove vanno euro dollaro, GBP, sono un sacco di altre robe, quindi posso veramente quel giorno lì fare 3-400 pips in intraday, 3-400 pips in intraday. Non bisogna lavorare tutti i giorni, ok? Anche da lì, puntini puntini, piccola provocazione. Bisogna operare nei momenti giusti, e questo è uno. Qua c'è ancora, questa è una demo, c'è ancora un EA aperto per provare se si schiantano o meno, eccetera, eh? Quindi lasciamolo lì, non si è schiantato, lo vedo che è ancora lì aperto. E quindi questo è dollaro yen. Poi c'è NZD yen. NZD yen, ecco, NZD yen. Io entro qui, vedete che mi va a sfiorare il target, ok? Adesso guardiamo anche questa in intraday. Quindi da qui capiamo subito due cose. Primo, che, ripeto, meglio vedere quanti strumenti abbiano reagito, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è giusto? Penso di, scusatemi, nel dubbio non vorrei dire una cosa per un'altra, ma è giusto. Quindi non ha reagito, perfetto. Ok, quindi primo farsi un portafogli. Seconda cosa, cercare di entrare da qui se fino a qui c'è uno spazio tradabile, però qui mi sembra. E poi terzo, ovviamente accettare uno stop loss. Ok? E chiaramente andare ad indagare anche lì in termini sia di target, se corre, che se ti va contro, quanti giorni magari ancora ti conviene provare a sfruttare l'inefficienza che ti può almeno far ritornare alla pari. Quindi va studiato sottostante. Comunque qua, come prima di là potevamo fare tot pips, di qua glieli ridiamo indietro. Andiamo a zoomare l'11, cioè andiamo sul grafico orario. Allora, ecco, qui così cos'è successo? Andiamo a vederlo nel di dentro, no? Perché è importante, per quello che dicevo prima, bisogna poi esplorare bene il tutto, eccetera. Allora, che cosa è successo? Che se io fossi entrato in open, allora il target era qua ed erano 18-19 pips, quindi ci poteva stare. Nella notte io andavo a dormire, mi sarebbe andato a favore di 14 pip e mezzo, va bene così. Poi ad un certo punto io arrivavo alla mattina e dicevo, mannaggia, non fossi andato a dormire avrei guadagnato, o comunque avrei splittato, per dire, qualcosa avrei fatto, ci sta. Però invece ho provato a tenere con stop loss di H24, cioè per 24 ore non metto limiti di prezzo, lui mi va contro, io sono qui, mannaggia. Benissimo. E cosa succede da lì? Tengo. Però vedete che di nuovo il discorso anche poi dell'intraday, ovviamente, no? Se faccio in maniera sistematica, la macchina sarebbe uscita qui, per esempio. E quindi io avrei perso questo.
Però vedete che è innegabile che il vantaggio lo avremmo avuto, perché short da qui a leva 1, e qua ritorniamo ad aprire un altro punto ancora, cioè se io entro già a leva 10 qui, perché ho bisogno di entrare a 10 perché ancora mi devo capitalizzare, sulla fine rischio di voler accelerare e poi di non arrivare mai al traguardo, e quindi brucio tanti piccoli conti che, se avessi avuto la saggezza di non bruciarli, di tenerli aperti con calma e con pazienza e studiare, allora un domani mi sarei trovato un capitale che da qui, anziché entrare a leva 10, sarei dovuto entrare a leva 2, già meglio che 10, e quindi arrivando in questa zona magari avrei avuto un'altra leva 1, un'altra leva 2 abbastanza agibile e agevole, e quindi adesso, sempre compatibilmente con la velocità di questa spike, il prezzo mi ritornava non solo alla pari, ma in piccolissimo gain. Quindi la macchina chiaramente non si stressa, le fa tutte, quindi sul lungo è meglio usare le macchine, però sarebbe entrata qui e avrebbe chiuso qui. Oppure noi possiamo anche fare le fasce orarie, perché io ve l'ho dimostrato sempre, una volta non lo sapevo questo discorso, cioè lo sapevo ma non pensavo che fosse così discriminante. Cioè oggigiorno noi, che ne so, abbiamo euro dollaro, quello attuale, che entra dalle 9 di mattina, no? di piattaforma, quindi dalle 8 italiane, non entra nella notte. Allora da settembre, ottobre, novembre, dicembre, è chiaro che gli metterò anche la fascia oraria questa, e andrò a dirvi poi cosa dirà la statistica, perché magari sull'NZD Yen non conviene entrare alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta ora, conviene entrare la mattina. Se alla mattina, ovviamente sei ancora non arrivato target, sei arrivato pazienza, ma capite? Cioè creeremo delle equity studiando bene sottostante, quindi ad hoc. Quindi qui la macchina ha perso. Io onestamente non sono così sicuro che a mano, anche shortando qui qualcuno alla sera, il giorno dopo ritornando qui e vivendo insieme la trading room la mattina dove io avrei shortato, non ne sarebbe venuto fuori bene. Chiaramente se non si può seguire in intraday, eccetera, eccetera. Va bene? Chiaramente qui avrei messo l'ordine short e avrei messo il target in macchina. Poi ad una certa ora, qui così, magari avrei già splittato onestamente e messo stop a pari. Perché no, però poi avrei inseguito l'altro target che mancava, ok? Quindi caso su caso, ma la macchina ha perso, ma va bene così. Poi, vediamo se c'è ancora un altro yen, quindi questo è NZD yen, AUD yen, vedete che ha reagito, giorno prima candela con corpo ribassista, giorno dopo con corpo rialzista, la lascio perdere, non mi interessa. Sì, segna pure quel meno lì Ale, quel meno, te lo ricordi, se no riguardiamo. Poi CAD yen, assolutamente, ecco, CAD yen probabilmente era di nuovo un bel regalo, perché qui esce, allora te lo dico tra un attimo, tanto così chiudiamo. Allora CAD yen segnati pure, perché da qui è sceso, giorno dopo non ha reagito, ragazzi, quando dall'apertura probabilmente non è andato a target ma è andato su qua, regali di agosto. Con i cicli mi armonizzo, con il piano cartesiano, cioè è fantastico, ok? Con i rendimenti, con quello che volete. Allora, qua la spike era lunga 22 pips, e quindi segni più 22 pips su CADN. Su CHF yen, ecco qui la spike era solo di 6 pips, non la faccio. E quindi segnavo l'NZD yen, che ha avuto nella notte evidentemente... NZD yen ha avuto le sue cose, va bene così. Quindi tu NZD yen, Ale, segni che da open a close perdevi 48 pips, 49, ok? 49 pips, e le facciamo tutte, perché bisogna imparare anche a perdere, benché in intraday vi ho fatto vedere che andiamo avanti così, da fare un po' tutte le monete. Quindi abbiamo fatto GBP, abbiamo fatto yen, qui di nuovo c'è GBP, lo salterei, ok? E farei il dollaro, così da fare almeno un giro un po' su tutte le monete. E poi Ale, hai già il foglio, sei in Trading Room Pro, buona continuazione e buon lavoro a tutti in tal senso. Questa è veramente roba interessante. Allora, il dollaro si tira il giorno 17 di gennaio. Allora, io partirei da Euro USD, che almeno... Allora, il 17 di gennaio il dollaro crolla, di riflesso l'euro dollaro è andato molto su, il giorno dopo mi aspetto che il dollaro salga, su euro dollaro non mi stupisce vedere l'effetto del dollaro che salirà, perché l'euro dollaro è uno strumento che swinga molto, poi parte anche ma swinga molto, quindi è molto più contrarian che non magari un altro strumento, no, per dire, che magari dollaro yen per esempio. Allora
io so già che questa è la candela che mi fa potenzialmente mettere al PC la sera dopo, ma io il giorno dopo già al pomeriggio vedrò che l'euro dollaro è qui, quindi non mi metterò per andare long su euro dollaro, però euro dollaro è uno, adesso li guardiamo tutti gli altri, quindi abbiamo GBP dollaro. Anche il GBP dollaro, vedete, ha reagito, quindi sono già due che hanno reagito, va bene così. Quindi ho euro dollaro, GBP dollaro, dollaro yen. Il dollaro yen anche lui ha reagito. Già che euro, GBP e yen abbiano fatto inversione, che sono le monete secondo me più importanti, allora dovrei trovare le altre tre, tutte e tre in accordo con assenza di reazione. Ok, perché altrimenti se ne trovassi già due sentirei puzza di bruciato. Comunque fino adesso non ne ho trovata nessuna. Adesso andiamo su NZD USD e anche l'NZD USD ha reagito, quindi probabilmente non c'è niente da fare. Poi AUD USD, l'AUD USD vedete ha anche reagito, poi c'è USD CAD, ha reagito anch'essa, e quindi direi che hanno reagito tutte. Quindi se USD CHF ha reagito per forza perché inversamente all'euro dollaro, hanno reagito tutte e sei. Questo sarebbe il primissimo livello di pensiero, ma esattamente come quando uso Elliott sul ritraccio, lo uso? No, si potrebbe usare per poi stop reversarlo sotto lo 0 100%, per chi mi ha seguito in queste settimane, e riprenderlo da settembre. Quindi qui non faccio mai il primo livello di pensiero, che è l'inversione, ok, in tal senso, perché mi piace molto di più l'altro, che mi dà degli effetti sorpresa molto eclatanti. Quindi qui non è successo niente. Andiamo a vedere qui il giorno dopo, ancora ha esagerato, quindi il 18 era tanto alto il dollaro, il 18 il giorno dopo, quindi vediamo se il giorno dopo al 18 abbiamo mantenuto la stessa direzione di quel giorno lì. Quindi facciamo al contrario, USD CHF niente, USD CAD. Ecco, USD CAD me lo segno, no? Nel senso che qua USD CAD è salito tanto, infatti il dollaro è salito tanto, il giorno dopo il dollaro è sceso, però io mi sarei aspettato anche di vedere una discesa di USD CAD, e non c'è stata, o quantomeno c'è stata questa spike. Ragazzi e ragazze, nessun piccolo entra long in questa close con questa spike, nessun piccolo, nessuno, è più forte di noi. E proprio perché non lo fa nessuno di noi, magari non converrebbe neanche gridarlo a tutto il mondo, converrebbe prima usarlo noi e farci un po' di soldi. È una provocazione, perché il Forex è così grosso che prima che si divulghi a livello pratico questa roba su tantissime, o come dico io ogni tanto, tantissimissime piattaforme, che quindi poi si cambino le regole e le carte in tavola, passeranno degli anni, quindi sfruttiamolo noi, poi pian pianino si divulgherà, è normale questo, ok? Voi lo dite a un vostro amico, il vostro amico lo dice un altro è, e si arriva che lo sa tutta l'Italia, eccetera, e sta roba è partita di nuovo da Fabri, ok? E un domani la vedrete in giro, ho inventato sta roba e io lo so già, ci sorrido e non mi arrabbio più oggigiorno, ormai ho già superato quella fase, però per dirvi, ok? Quindi detto questo, allora io misuro dal guiale e la spike è 35 pips e tu ti prendi 35 pips su USD CAD, per esempio. Poi anche qui leva 1, leva mezza in funzione di quanti abbiano meno dato segnale. Se abbiamo 3 segnali su 6 o 7 leva 1, se ne abbiamo di meno leva 3 quarti, se ne abbiamo solo 1 addirittura non farlo, se ne abbiamo 5 di segnali via, tutti a leva 1, ok? Senza problemi, con al massimo il problema di dover guardare 5 ordini e aprirli, però c'è tempo. Anche questo dollaro CAD, se vado al giorno 20 di gennaio, magari mi ha dato dei regali alla mattina, magari, andiamo a vedere il 20 di gennaio, però sta roba è in trading room da anni. Allora il 20 di gennaio non più di tanto, perché il 20 di gennaio il target era questo massimo, io arrivavo la mattina qui, beh, alle 8 italiane vedo un bel martello, questo sì che lo uso per fare price action long qui sopra, perché vedo che è andato? No, lo sappiamo tutti ormai il perché. Quindi se noi studiamo i sottostanti, lo stiamo facendo, poi dopo ci applichiamo i pattern che vogliamo, oppure che ne so, taglio di questa trend line, oppure supporto su questa trend line, o ABC di Elliott, cioè, oppure è finito un ciclo, tutto quello volete, ma il long l'abbiamo capito da qui, fantastico, il giorno prima,
fantastico ancora di più, perché se io ho una, io generico in questo caso, ovviamente anche io, però più un'altra attività ancora, perché la mia secondaria attività, che è quella che sto svolgendo adesso, mi fa fare anche la primaria sostanzialmente, no? Invece se io avessi un'attività dove, che ne so, devo andare via di casa dove ho il PC e non posso portarmelo, allora io alla sera vedo sta roba e so di sta roba, il giorno dopo magari preferirei tenermi libero tutta la giornata, anziché dire posso tenermi libero il 20 o il 23, no? Lavoro, non lavoro il 20 per poi lavorare per dire il 23, ma il 20 di sicuro non lo lavoro perché ho questa opportunità, ho un grande vantaggio, ok? Quindi questo adesso l'abbiamo imparato e quindi andiamo avanti. Poi da qui, questa la togliamo, ritorniamo a gennaio, siamo qui, e allora, quindi qua abbiamo USD CAD, AUD, USD, AUD USD, vedete che ha reagito, perché l'AUD, no, sto sbagliando il giorno, qui era il, cominciò a essere un po' ovviamente, il 18, no è giusto, allora il 18, certo l'AUD USD è sceso, perché il 18 la, il dollaro era forte, quindi denominatore, tira giù l'AUD, il giorno dopo mentre scende il dollaro l'AUD USD si segue la strada logica, quindi non c'era sbilanciamento. NZD yen per te Ale che non l'hai segnato prima era un meno 48, invece andando sull'NZD USD allora anche l'NZD USD ha reagito. Poi USD yen l'abbiamo già anche visto, mi sembra. No, adesso ci stiamo spostando avanti. Ecco, questa qua è di nuovo da segnare, no? Allora NZD yen, faccio l'altra o le altre due che abbiamo visto, faccio anche questa, quindi anche questa entro da qui. È chiaro che il target è sempre qui. Vado a misurare e vedo che sono 73 pips, 75, me ne fa 51. Anche qui, ragazzi e ragazze, sicuramente a mano, sicuramente a mano. Poi si vede se anche un pip move, secret stop, può migliorare anche questo sistema, però a più 51 si può anche decidere di non perdere più. Io, se non ricordo male, avevo detto una volta percorsa la mezza spike, perché la via di mezzo è sempre intelligente, quando siete qui a mano, avete comprato qui, avete fatto mezzo target, qui chiudete metà, chiudete tre quarti, non chiudete niente, ma non perdetemi più, mettete stop a zero, ok? Anche qui, questa giornata qui probabilmente ha fatto il contrario, prima è andata su e poi è andata giù. Andiamo a vederla, ma se avesse fatto il contrario avrebbe dato il giorno 20, avrebbe dato delle occasioni, però qui credo abbia fatto il contrario. Vediamo se è vero. Più o meno è vero, nel senso che è un, di nuovo un ni, nel senso che io arrivo la mattina, sono qui alle 7, alle 8 italiane, sono in questa zona qui. Il target è lassù, qui aveva fatto un po' di salita, però non pensavo, non penso che abbia fatto il 50%, ma voi fate in fretta, fate così. Voi vi prendete la spike, che è questa, dal massimo fino alla close. Adesso qui ho un Fibonacci fino alla close qua, così da aggiustare. Aggiungi 0,5 uguale 50. Ecco, io arrivo la mattina qui, vedo che un po' nella notte avrebbe pagato, ma non ha preso il target dove puoi tutelarmi. Allora io da qui cosa faccio? Posso provare a entrare. È ovvio che quel giorno saremo sbilanciati dalla stessa parte su molti strumenti nel caso, ok? Invece se non volevo far così, faccio come la macchina Ale, allora entro qui in open e in chiusura esco e perdo 23 pips. Va bene, sono stato dentro 24 ore, ho perso 23 pips, ma le sto facendo tutte così, credetemi che a stare dentro 24 ore durante l'anno ci prendiamo una giornata bella, bella importante a far così, ok? O magari con o senza target anche. Allora andiamo avanti, però il senso ormai l'avete capito, chi poteva mancare, euro yen è questa andata a target, perché io compro qui
sulla mezza spike non perdo più, e poi è andata a target, ma questa dall'apertura è scesa secondo me. Allora euro yen era un bel regalo quel giorno. Con pazienza ritorno di qui, sempre al giorno 20, vado su euro yen e vedrete che ci sarà il regalo sostanzialmente. Sì, euro yen al 20, io arrivo la mattina, mi sta facendo questi minimi qui e questa roba qui è da comprare. Ok? Sì, però euro yen è ragionevole, non c'entra niente. scusate, mi sono andato filo conduttore lo stesso, ma ho sbagliato gli strumenti. Quindi euro yen quel giorno lì non c'entra un emerito. Però ritorniamo sul daily. Rivela in realtà perché euro, sì, euro non c'entra niente quel giorno, però rivela in realtà un'altra realtà ancora, no? Candela lunga comunque, candela che non ritraccia, quindi da un lapsus, da una gaffa, cose del genere, nasce che, ragazzi e ragazze, dopo una lunga candela, come vi avevo già detto, occhio che se non ritraccia, lo usiamo tutti i giorni questo in intraday, allora può partire. E quindi qui si può usare anche. Quindi non è detto che si debba ricercare questa tecnica solo con il currency screener. Non ho nessun tipo di problema a dirlo. Secondo me è meglio col currency. Però vi portate a casa anche questa roba, eccetera. Quindi euro yen, eccetera. Direi che più o meno andiamo avanti, cambiamo grafico. Più o meno l'avremmo detto tutte lì. Quindi avete capito, il discorso è questo. Proviamo a vederne quelle dell'attualità, le potrei anche far rivedere, ma le abbiamo già viste l'altro giorno. Stasera, se il dollaro si chiude alto, domani sappiamo che deve scendere, e quindi domani gli strumenti dove il dollaro sale sono da prendere in quella tendenza, sarà da comprare dollaro il mercoledì, cioè domani sera, ok? Quindi praticamente se oggi chiude alto, domani il dollaro deve scendere, no? Quindi euro dollaro deve salire, GBP dollaro deve salire, dollaro yen deve scendere. Se domani dollaro yen sale, euro dollaro continua a scendere, GBP dollaro continua a scendere, alla sera voi avete questo modello finito, ok? E poi discriminandolo col currency screener viene anche fuori l'utilità pratica e la comodità di non doverci andare a cercare tutte le candele su tutti gli strumenti lunghi. Quindi in realtà si può anche fare, tipo anche questa, ok, avrebbe funzionato, però magari preferisco se questa me la va a indicare il currency screener. Qui siamo al 6 di febbraio, questo qua è euro yen, quindi o euro o yen, il 6 di febbraio 2017, il 6 di febbraio, ecco, 6 di febbraio 2017 ho lo yen qui, ok? Non è a 90, grazie Paolo, sì, ho visto dopo che ero ad aprire, non è a 90, però io ho messo 90 perché di nuovo voglio moderarmi nei segnali, ma avete l'indicatore in Trading Room Pro, partite da una soglia 80 e poi fate 85, poi fate 90, poi fate 95, ancora vedete se è più la paghetta buona da una certa soglia più alta, o meglio farne di più, prendere qualche stop loss in più ma essere ancora più assidui. Allora 80 ne avete di segnali ogni mese, perché poi quando c'è un setup come questo, che non era proprio a 90, però visto che ce l'abbiamo lì lo lasciamo un attimo, no? Io qui ho euro yen che è crollato, quindi il giorno dopo lo yen scenderà, è crollato qui euro yen perché lo yen è andato forte, lo yen il giorno dopo scenderà e quindi euro yen mi aspetto che salga. È salito? Sì, però vedete che il corpo è rimasto ribassista, e quindi il discorso qual è? Siccome i big lavorano molto open close, open to close, diciamola così, allora avere una candelina con una close ribassista mi deve far sentire più puzza di bruciato dal punto di vista dell'andare long che non il contrario, ovvero andare short. Ma quanti piccoli entrano short in questa close? Nessuno, tutti entrano long, qualcuno aspetta la rottura, il breakout per entrare long, molti entrano già qui, e dove mettono lo stop loss? Sotto il minimo, e gli vanno a prendere, o qualcuno ha iniziato a metterlo magari sotto la mezza spike. Allora qui sotto si potrebbe innescare uno short fino qui, è altamente probabile, ok? Ad esempio, e secondo me, ok? Paolo mi dice che sotto i 90 ci sono troppi falsi segnali, ne scegliamo dopo uno a caso e vediamo, o due a caso e vediamo, perché non sono così convinto, dopo proviamo un attimino. Quindi qua, visto che abbiamo questo yen,
qui avevamo uno short. Adesso ti chiedo scusa Ale, perché volevo fare più martellante o martellamento sul segniamone tante, ma comunque non penso che tu abbia fatto un foglio Excel a perdere, ok? Nel senso, ce l'hai e credo che andrai ad esplorare questo segnale, anche perché se non ricordo male a te può tornare molto di più la sera che non magari la mattina, per dire, quindi fanne buon uso. Quindi non penso di averti fatto perdere comunque tempo a fare l'Excel, però mi scuso perché non lo completiamo come volevo. Volevo fare tutto quest'anno, ma sono partito un po' troppo ambizioso. Allora, la domenica sera, e allora secondo me, allora sicuramente la domenica sera impatta, vedete un po' voi se vi cambia o meno, però voi la candela della domenica sera è un po' uno sbattone, ma la potete togliere, la potete togliere. Vi faccio un esempio su questa demo. Allora, cosa fate? Nuovo grafico, prendiamo euro dollaro, facciamo finta che voi abbiate attaccato l'indicatore scusatemi, l'indicatore su un broker tipo quello che vedete in alto. Non sto registrando la sigla, vedete che, non so se lo vedete, ma Camtasia ha registrato un poco più sotto, comunque senza far nomi lo vedete. Io faccio CTRL G, CTRL Y, così tolgo le linee, metto i separatori, vado sul daily. Questo broker ha la candela della domenica sera, no? Cioè praticamente questa candela. Allora, questa candela certamente è un po' sposta, ma voi, non ci ho pensato di dirvelo prima, però vedete che poi le cose vengono fuori. Ripeto di nuovo, scusatemi Fabri, sono da un mese in trading room, non ho ancora capito niente. E guarda, allora è legittimo, io ho iniziato tanti corsi di inglese e li ho interrotti prima, e quindi quella so che è una chance o una possibilità per tutti. Dopo un mese purtroppo qualcuno non ha capito niente, magari non si è usato a fare domande e va via così e non si porta a casa niente, e mi dispiace più che altro per quella persona, ok? Perché magari poteva portarsi a casa delle cose che magari da altre parti non trova, o non troverà o non penserà. I cicli come li sviluppo magari così non si trovano ovunque, anche se purtroppo molti mi hanno copiato, per dirne una. Va bene uguale, lo accettiamo. Però fate domande, perché le cose poi vengono fuori. Poi io sono di mia natura ormai ripetitivo, quindi il primo mese può essere un casino, ma io dico 5-6 mesi qui, se resisti ti viene la testa tanta, ti sanguinano le orecchie, però è impossibile che non ti porti a casa un bel po' di concetti. Fosse anche già solo quest'ultimo, no? Dove prima Paolo mi dice, Fabri, ma la candela della domenica sera rovina, e Fabri dice, eh sì, dovresti cercare di eccetera, oppure valuta te se ti rovino o meno la situazione. Poi me lo richiede Ale e mi viene un'idea, ma cavolo, toglietevela di mezzo la candela della domenica sera. E come si fa? Questa è la candela della domenica sera. È chiaro che su un indicatore settato a 200 non c'è bisogno, no? Ma su un indicatore settato a 1 c'è bisogno. Allora cosa fate? Andate su strumenti, andate nel centro storia, andate su euro dollaro, eccolo qua, andate sul daily e andate a beccare la candela che rompe, e ve ne accorgete dai volumi. Quindi questa qua è quella incriminata, 863 tick ha battuto quella candela lì all'interno in un'ora, ok? Mentre già adesso siamo a 33.000, quindi questa sono tutte da togliere. Allora cosa faccio? Tac, cancello anche questa qua, ne cancello un po', no? Cancello anche questa. Allora faccio così, dov'è? Qua, tac, cancella. Poi cancello anche questa qua. Tutte quelle lì le riconoscete subito. La prima volta è uno sbattone. Mi ringraziate a gran voce. Ma sì ragazzi, si trova sempre una quadra per tutto. Allora, la prima volta è uno sbattone. Una volta che l'avete fatto, però non dovrebbe rimettervele. Ok? Allora io adesso gli do l'ok, guardate cosa succede. Anzi, non gliel'ho neanche dovuto dare, si è aggiornato. Vedete che è sparita? Sono sparite? Vedete che non c'è più la candelina? Benissimo, allora adesso avete l'indicatore a posto, ok? Quindi appena si è aggiornato il grafico, che ne so, anche questa mi sa di candela della domenica sera, questa qui è il giorno, facciamolo solo più per questa qua è l'ora del 23/7. Allora, strumenti, centro storia, il 23/7, eccola qui, è una candela di 1134 tick, ma comunque rispetto agli 80.000, 70.000 si riconosce. Allora siamo qua così, con tre candele, io la cancello,
e adesso appena batte un tico o qualcosa del genere, penso che, vedete, l'ha cancellata in automatico. Voilà, risolto, ok? Questo lo potete fare anche per i pivot, ad esempio, se avete problematiche con la candela della domenica sera. Chiuso il discorso. Ora, ritornando a noi, quindi finiamo questa parte qui, no? Euro-yen era un'occasione, perché lo yen qui non era a 90, però, ok? Poi vediamo se ce n'erano altre. Allora, ripartiamo, GBP-yen. GBP-yen, ad esempio, vedete che il giorno dopo, quando lo yen scendeva, il GBP-yen è salito un casino. E quindi non è un'occasione. Da lì verrà il terzo, il quarto livello di pensiero, ne sono sicuro. Allora, euro-yen sì, GBP-yen no, dollaro-yen... neanche dollaro yen, perché dollaro yen vedete che ha reagito bene dollaro yen, quindi niente. Poi chi ci può essere? NZD yen, ovviamente ne dimenticherò, però NZD yen vedete che ha reagito, quindi Audi yen vedete che ha reagito, candela con corpo rialzista, CHF yen, ecco, CHF yen non ha reagito. Allora io CHF yen se lo vendo qui in close e sulla mezza spike scusatemi, non perdo più devo valutare che ne valga la pena. La spike era di circa 48-50 pips, quindi la mezza spike 20-25 va benissimo, vado short, ok? È buono questo CHF yen il giorno. Poi non arriva target anche qui per un millimetro, non sto lì a dirvelo, si vede, però ragazzi ragazze, in sistematico allora entro qui ed esco qui, comunque guadagno. A mano avete capito, poi anche sul sistematico magari gli metto un controllo alla mezza spike eccetera. Questa qua CHF yen il 8 di febbraio sul time frame orario, CHF yen 8 di febbraio l'8 di febbraio tu sai che tenderà a voler arrivare sul target che è il minimo del giorno prima. E tu sei al PC alle 8, alle 7, vedi questo bel martello rialzista, non vedi l'ora che venga rotto verso l'alto, così entrano i piccoli che poi si stoppano qui sotto, dove entri anche tu short, però questa volta loro si stoppano e tu entri short e il target è questa zona. Poi chiaramente in questa zona qui un po' di buon senso, non perdiamo più, strepitoso, ma ripeto, poi pian pianino da settembre, ottobre eccetera faremo lo stesso discorso su tanti altri strumenti che abbiamo qui, sistemi, e vorrei rifar poi capire ancora meglio di nuovo il Mateca, che è dall'anno scorso gennaio che non ne sbaglia una, adesso ce n'è una aperta, dopo la vediamo, se si chiude entro mercoledì bene, se no la rivediamo poi a rientro settembre. Spegnerò il PC, ricordatemelo un attimino, segnatevela voi, vi do anche questi compitini, nel senso che se qualcuno veramente interessato può vedere il Mateca, se lo segna e quindi me lo riferirà, ok? E io ringrazio. Allora qua abbiamo fatto, allora ripeto, c'è qualche giornata di quest'anno strana che vogliamo andare a vedere? C'è qualche giornata che qualcuno di voi si ricorda su uno strumento che ha innescato qualcosa o non qualcosa, molto lunga, molto corta, che ne so, molto corta era una battuta, molto lunga? Ditemelo, l'andiamo a vedere. Gli altri giorni in Trading Room abbiamo visto già un po' questo mese qui, guardate, possiamo, per esempio, interessante proprio per sviscerare nei minimi dettagli, ripeto, se trovate anche negli anni addietro, tanto siamo sul daily, se trovate una giornata che volete guardare a tutti i costi e adesso la state cercando, sono qui, guardate, andiamo a sviscerare un'altra roba ancora di questo mese che può essere interessante. Vedo 3 yen, no, che hanno fatto tre zone alte, no? Quindi andiamoli a vedere, che ci viene comodo, no? Così almeno, visto che ce l'abbiamo lì vicino, andiamo a vedere i 3 yen. Quindi ci segniamo il giorno 3 di agosto. Qua su che strumento siamo? Partiamo da CHF yen, va bene lui. Allora, 3 di agosto. Quindi 3 di agosto lo yen è alto, quindi mi aspetto che CHF sia sceso. Ed è sceso. Poi mi aspetto che sia sceso il 8 di agosto e poi mi aspetto che sia sceso due giorni dopo, il 10 di agosto, ok? Bene, e quindi qui io lo so la sera prima, no?
Bene, durante il giorno, il giorno dopo, se vedo che sta reagendo, alla sera non mi metto neanche su quello strumento lì. Ok? Però comunque alla sera ci si può mettere anche un attimino. Una volta che vi sarete fatto una piattaforma con i 28 eccetera strumenti, i vari profili, template, li richiamerete, tutti organizzati, farete un attimino a trovarli. Poi ripeto, da settembre quasi quasi stavo pensando di saltare una parte e di farmelo fare direttamente in MetaTrader 4. Comunque mi mobiliterò e muoverò per questo, ok? Forse anche fare una iniziale versione che richiami l'indicatore per non metterlo direttamente nel codice. E comunque lo facciamo, ragazzi e ragazze. Allora io quei tre giorni lì su, su CHF Yen non ho niente da fare, perché ha reagito, ha reagito, ha reagito. Però abbiamo altre monete, andiamo a vedere. Facciamo CAD Yen adesso, così almeno qui facciamo tre segnali tutti vicini, facciamo anche più in fretta a studiare. Allora CAD Yen in questa giornata, reputi fabbriche abbia reagito? Vedete che un po' la close ce l'ha, ce l'ha maggiore della open, però la candela è sbilanciata al ribasso. Quindi io diciamo che il giorno dopo, se avessi solo questo strumento, comunque nella giornata dove mi metto la freccia di sicuro non andrei long, al limite sto flat oppure vado short, ok? Chiaramente lo spazio è dalla close fino a questa spikettina, quindi se questo spazio merita lo si può fare. Dopo andiamo anche sul time frame orario, perché potrebbe anche essere che non meriti, ma questa salita alla mattina fosse un bel regalo, ci può stare. Questa giornata qui doveva scendere, perché ovviamente lo yen era forte, il giorno dopo ha reagito, manco per niente, eccolo qui. Chi è che shorta qui? Nessuno shorta qui. Shortiamo noi, ok? Non diciamolo troppo in giro, e shortiamo noi. E qui va a ripercorrere la spike. Poi questa giornata crolla, ma il giorno dopo ha reagito. Per cui, benissimo, io avevo solo questa e questa qua. Due buone occasioni. E ripeto, non è per fare i conti in tasca a nessuno, ma è per farvi capire una cosa, che non è, credetemi, di nuovo la parte commerciale o di vendita o altro, compra la trading room perché tanto te la ripaghi, a mo' di slogan. Però è vero, perché il discorso è che io voglio dormire tranquillo la sera e la notte più che altro, già che ho dormito poco in questi periodi, e anche altre volte durante l'anno dormo poco. Allora io voglio dormire tranquillo la sera. Allora io, siccome voglio dormire tranquillo, torniamo a sta linea che è memorizzata nel cursore, siccome voglio dormire tranquillo la sera, allora io vi dico, benissimo, il giorno 4 di agosto, se non sapete cosa fare di meglio come operazioni, non avete altri spunti, analisi o eccetera eccetera, vedete che il giorno prima è sceso questo strumento che si chiama KDN, benissimo, il giorno dopo avrebbe dovuto reagire, infatti ha reagito, no? Però diciamo che poi ad un certo punto non si sa perché ha fatto una candela guida, che è questa qua, che è il primo breakout in genere falso, ok? Quindi tutto ritorna, tutte le cose che vi dicono, e poi però non so perché da questi massimi è crollato abbastanza al prezzo, quindi magari è stato un dato macro, una news, non lo so. Però doveva, dopo questa giornata, reagire, lo ha fatto, però l'ha fatto, come dice Fabio ogni tanto, ai minimi termini, nel senso che poteva poi chiudersi qui. Allora non ci sarebbe stato setup, invece è ritornato giù. Allora il giorno dopo, guardate qui, io farei short, però lo farei alla mattina, siccome arrivo qui e più o meno sono già sul target, non mi torna utile, e quindi non fate nulla di che. Giorno dopo, cioè qualche giorno dopo, qui scende perché c'era lo yen comunque forte. Il giorno dopo, anziché rimbalzare su uno yen che crollava, e quindi CAD contro yen poteva brillare al rialzo, no? CAD poteva fare il bullo contro uno yen debole, invece non l'ha voluto fare. Allora vuol dire che ci sono cause short importanti. E allora, di nuovo qui purtroppo non mi gioca a favore, però adesso fatemi finire l'esempio. Se io, che ne so, qua così, per una ragione, per un'altra, qua così, se ho ancora spazio eccetera, però entro short, ok? O fosse anche da qui, dalla open, con leva 1, è chiaro che mi potrebbe andare contro di 300 pips, però con questa volatilità 300
magari ce la scordiamo. Allora a 300 ci può anche arrivare, difficilmente magari poi arrivando a 300 avversi come Pips poi non ho un'altra chance per recuperare un po'. Quindi da lì vi dico, lo stop loss va sempre messo, ma tanto se succede qualcosa di eclatante, ad esempio euro franco svizzero 2 anni e mezzo fa, gli stop loss non sono saltati uguali. Quindi gli stop loss di fronte ad un evento avverso sono comunque broker dipendenti, prima cosa. Comunque, a parte questo, mettetelo uno stop loss a 400-500 pips, entrate a leva 1 e va bene, vi costa il 3-4%, 5%, no? Però intanto vi fate uno 0,6, 10 volte di fila probabilmente fate un 3-4-5%, ok? Quindi con 3-4-5% la trading room è pagata, finito. Se io non faccio i conti in tasca a nessuno, però per dire, perché poi molti giustamente sono qui agli inizi e molti giustamente sono qui che tradono tanto tempo come me o anche di più, per esempio, e quindi comunque si entra con dei lotti. Allora era lì anche una provocazione, un domani che tutti si entra con un lotto, due lotti, tre lotti, qui sono, entro con due lotti, sono 30 pips, faccio 600 e mi pago un anno di trading room, per dire, no, con un trade solo. Da lì però poi mi rimane sta roba che ci porterà avanti sicuramente, secondo me. Non è difficile questa tecnica, penso, da capire, no? Finito. Quindi tutte queste considerazioni per, ripeto, darvi questi stimoli e spunti. Anche sempre, soprattutto poi, a far domande e a studiare. Se io vado adesso sull'AUD/JPY, sempre in questi giorni, più o meno non è cambiato... No, sì, qualcosa è cambiato, perché dopo questa ha reagito, quindi non faccio niente. Dopo questa non ha reagito e quindi io da qui che mi ripercorre almeno questa spike ho un'altissima probabilità e quindi sono una 50ina di pips, li trado con due lotti, faccio 1000 e di sicuro la trading room l'ho pagata per un anno, quella pro, ok? E vado avanti con altri 2-3 trade, mi prendo il portafogli se voglio dedicargli qualcosa e basta. Cioè, però ripeto, il senso è win-win. Ok, spendo dei soldi, ma me li ricompro, me li ripago, eccetera, eccetera. E questa qua non reagisce. E quindi comunque un segnale c'era di sto mese su questo qua. Poi faccio l'NZD Yen. L'NZD Yen, di nuovo, qui reagisce, quindi niente. Qui non reagisce. E quindi è buona. Addirittura qui c'è un gap che non so se sia vero o meno. Che oggi, no, è falso perché qui... è stato il prezzo del broker che l'ha messo lì, perché se oggi è lunedì, questo era giovedì, quindi non so cosa ci faccia lassù, però c'erano i tassi di interesse per l'NZD. Ecco, sui tassi di interesse sull'NZD, sui tassi di interesse dell'NZD, che avevamo discusso di quell'evento con i rendimenti, e vi avevo detto, ce li avevamo ancora qui, cioè, avevamo i rendimenti e i tassi erano proprio qui. Allora, erano il 10 di agosto, i tassi erano qui, no, questo non c'entra niente, erano qui, scusatemi, qui c'erano i tassi, io sapevo dal currency screener che c'era alta probabilità di discesa, e lo sapevo per il 10 di agosto, perché praticamente il 10 di agosto era la giornata che seguiva questa qua, che avrebbe dovuto avere una close rialzista rispetto all'open per non farmi entrare short, invece avendo la candela ribassista mi diceva in questa giornata short. Ad un certo punto alle 11 di sera rilasciano i tassi, io quel giorno l'avevo lasciato l'operazione da tradare in contrarian sulla salita qui con i rendimenti che erano arrivati qui, adesso non ci sono ma non c'è bisogno di ricaricarli. Allora da qui è short per rendimenti più currency screener. Ragazzi, quando capitano quelle robe io ci sto male il giorno dopo non averle tradate. Adesso cercherò di correre ai ripari, non essendo alle ore 23 al PC perché non ce la faccio, ma facendo automatizzare. Ma per chi alla sera c'è anche un po' in questo periodo della sua vita, per il proprio karma, dove magari vorrebbe far trading tutto il giorno ma non lo può fare per karma proprio, ma lo sta cercando di cambiare karma, allora come lo faccio a cambiare? Alle 23:10 mi metto lì e inizio a seguire questa tecnica del currency screener. Oggi Fabri non l'hai spiegata bene
È meglio che vada a riguardarmela nel blog? Sì, fai anche così che è meglio, perché laggiù ero proprio più sul pezzo. Guardi il webinar di oggi, quello di 2-3 anni fa o quando è stato fatto, vedi che non è cambiato nulla, quindi acquisisce valore come il buon vino, per esempio, e avanti tutta. E alla sera, anziché andare alle 23 a dormire, sto lì 10 minuti e mi faccio delle operazioni per il giorno dopo. E quindi investo bene il mio tempo, sono 15 minuti investiti veramente bene, ok? E quindi qui rimane tutto questo. Quindi lì era un'occasione proprio da tirare quel rigore lì sull'NZD. Io però non lo sapevo quella sera, perché non avevo ripreso in mano questa tecnica. E poi andiamo a finire questo mese qui con gli yen. Poi dopo l'NZD yen viene il dollaro yen. Poi qualcuno l'avrò dimenticato. Il dollaro yen, che adesso di portafogli e buy e copre lo short di euro yen. Quindi il portafogli serve proprio anche per questo concetto qui. Qui ripeto una demo che io oggi ho riaperto e mi ha tenuto gli ordini aperti, quindi non si è ricoverato nulla, però su un'altra mi ha ricoverato un trade. Quindi la sera, la domenica sera, se riaccendete il PC o il VPS o tutte queste robe qui, togliete un attimino internet, caricate tutti i grafici, perché quando voi stamattina, per dire, accendevate il PC, anche se compare istantaneamente la candela, non è un istantaneo vero, sono qualche millesimo di secondo, allora tolgo gli eccetera. Poi a volte ricovera, a volte no, non su tutti i broker, non ho ancora capito, indipendentemente che siano reali o meno. Sul reale mi ha chiuso ad esempio euro yen, me l'ha ricoverato, e qua no, né uno né l'altro. Comunque da settembre anche lì ritorniamo in pista e mettiamo sicuramente definitivamente tutto a posto, e non escludo di avere poi anche questo EA qui dentro, e cavolo, avremo poi veramente tanta roba automatizzata. Allora, quindi qui doveva reagire, ha reagito. Qui doveva reagire, non ha reagito, stesso short. Quindi quando io in una giornata così dovevano reagire 3, 4, 5, 6, 7 strumenti e 6 su 7 non hanno reagito, io ho già un'idea sul piano cartesiano per il giorno dopo, bella forte, e quindi qui si guadagnava. Ecco qui, Fabri ha reagito o no? Allora, anche qui, la candela forse è leggermente ribassista. Allora, la macchina accetto anche che sia dentro short, dalla open o dalla close di venerdì, e stasera si prenderà anche il suo stop loss, lo accetto, anzi spererei pure che si pigliasse lo stop loss, visto che realmente ho solo il buy sul portafogli, no? Di dollaro yen non ho lo short. Però a parte questo, ci sta, uno, lo stop loss; due, ci sta che magari dopo tre colpi o dopo questa prima parte, dopo tutta questa discesa, magari non si vada più a forzare. Quello è il buon senso che dovete imparare voi. Io cerco di evidenziarvelo, ma ripeto, non vi dico il secondo punto, non la fate questa perché è sceso tanto e bla 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 perché vedo che sta andando male. No, vi dico, fatela e vi prendete lo stop. Se però di vostro vi sembrava un po' eccessivo ancora shortare eccetera eccetera, non la fate, cioè lì interviene la vostra testa. Però ci sta di farla, come ci stava di magari vederla nell'intraday. Adesso magari stamattina, ecco, io arrivo adesso dopo questa lunga candela, magari sono short un domani anche da qui, per carità, però arrivo dopo questa lunga candela e shorto qui intanto. E chi ve lo dice che stasera non sarà qui? Ok? Non si può sapere. E io magari shorto qui, magari di oggi quando mi arriva qui o qui non perderei più, e poi se proseguisse qui chiuderei una alla pari eccetera. Oppure magari se da qui short e va ancora su, stasera mi prendo due stop. Ma ragazzi, ragazze, saltano le istituzioni, non possiamo prenderci noi uno stop, la vedo dura a diventare dei traders, eh? Cioè, se voglio fare trading nella mia vita, ripeto, io le cicatrici ce l'ho, esattamente come la figura che c'è nel mio sito, no? Di quel gladiatore che ha le cicatrici, ha i peli non solo sullo stomaco, anche sulla pancia, bello peloso, e insomma il pelo ce l'ha quindi sullo stomaco, e quindi si va avanti, ok? Ci sono i periodi dove ti senti onnipotente perché non ne sbagli una, e poi però arriva un po' una doccia freschetta per fortuna, e ci sono i periodi dove ti sembra che devi quasi smettere, non ne imbrocchi una, prenditi una o due settimane di vacanza e poi riparti dai fondamentali. Questo è un ripartire ad esempio dai fondamentali, perché questo qua, se io decido a settembre, supponiamo, io Fabri voglio iniziare a fare trading a settembre, non come novizio, come persona che si riapproccia al trading dopo qualche tempo perché magari ho preso qualche legnata. Bene, allora vuol dire che potresti partire ad esempio con calma, tutto quello che mi racconti. Allora prendi questo, perché questo qua non ti dà il segnale tutti i giorni. Poi, siccome devi ancora di più prendere fiducia nei tuoi mezzi,
ok? Oltre che nei mezzi tecnici che utilizzi, non fare questo in maniera aggressiva, fallo solo dove, che ne so, in questa giornata avresti shortato, aspetta che salga un po' e alla mattina, se ci sei, shorti. Quindi neanche andare a dormire con una operazione già aperta, perché se arrivi da un periodo tosto, eccetera. Ok? Oppure riparti coi cicli, analizzati sempre un bel G1 e prendi il G2 in ripartenza. Cioè, si può fare tutto. Non ci sono veramente limiti, se non che il tempo, le energie e la comprensione. Le energie, badate voi alle vostre, io cerco di, eccetera. Anche darvi dei consigli se volete. Domani vi do, o nei prossimi giorni vi do una meditazione che viene rifiutata da tutti e questo è un'indicazione che bisogna farla, secondo me. Poi mangiate, bevete, dormite come volete, abbiamo parlato anche del sonno polifasico, da lì ci pensate voi. Per la comprensione, se non sono chiaro, richiedetemi le cose, ve le rispiego. E poi da lì si entra in pista, ragazzi e ragazze, lo stop loss poi fa parte del gioco, non c'è un lavoro che non abbia uno stop loss o un costo, detto diversamente. E quindi questo l'abbiamo visto. Poi c'era Euro Yen che mi ha sfiorato lo stop loss e ancora short, quindi adesso il portafoglio, non so se ha aperto altre posizioni, non l'ho guardato, ma è short di Euro Yen e long di Dollaro Yen. Comunque a parte questo, cosa succede? Ecco, questa è una cosa interessante, ad esempio. Non l'avevamo ancora vista. Allora, questa qua era la candela setup, doveva reagire, non l'ha fatto. Guardate che bella spike da ripercorrere, nessun piccolo entra short in questa close. Ok? E qua invece è sceso. E questa era una giornata che con stelline mi frega, sembrano delle spike, era il 10. Andiamo a vedere il 10 dal di dentro. Allora, tolgo lo scorrimento. Allora, il 10 dal di dentro, questa era una spike che era lunga 102 pips. E una spike di 102 pips, nessun piccolo gli si mette contro. Eppure la dinamica ve l'ho descritta già anni fa e vedete che poi è andato a ripercorrerla. Peccato non abbia fatto una capatina qui al nostro orario. Perché io capisco che mettendosi alle 8 o alle 9 di mattina, cioè qui così, capisco che non sia tanto facile entrare short, perché io stesso vedrei una chiusura di mezzo ciclo e ripartenza, eccetera, eccetera. Lo short che ho fatto l'altro giorno, sui tempi tirati, beh, qui ha fatto il mezzo ciclo alla 15ª ora, poi è diventato ribassista alla 18ª, non è proprio lo stesso esempio. Però, insomma, da qui capisco che non sia facile entrare short, però se io anche non entro short, posso usare questa tecnica, che mi diceva che con alta probabilità avrebbe ripercorso la spike, per stare attento in tutta questa zona a non andare long, a non andare long, ok? Va bene? Quindi lo posso usare short, ma posso anche usarlo per rimanere flat. Poi andiamo di nuovo sul daily e poi ritorniamo di qui. Allora, quindi questa dinamica la conoscevamo, non ha reagito ed è short. Questa dinamica ha reagito e quindi la conosciamo, è flat. E questa dinamica non l'avevamo ancora sviluppata, sviscerata, perché qui ho una giornata che si tira a causa, cioè scende perché lo yen è forte. Il giorno dopo mi aspettavo una reazione che non c'è stata, per cui io qui da questa close sarei entrato short con target qui. Se questo spazio era tradabile, avanti tutta. Bene, da qui vi ho detto prima di valutare queste idee anche su qualche giorno, perché di nuovo non c'è nulla di male, tanto alla lunga, ripeto, facciamo finta, per capirci un esempio banalissimo, Fabri, io ho trattato questa tecnica Euro Yen, solo Euro Yen ad agosto, no? Cioè ho usato questa tecnica solo su Euro Yen ad agosto, benissimo, allora tu sei entrato close qui e sei uscito in close qui, hai perso 30 pips. E sei entrato in close qui, sei uscito sul target e ne hai presi 100, quindi sei a posto, cioè tra i più e meno dobbiamo guadagnare, ma tra i più e i meno non facciamo solo più. Bene, però poi siete in tanti e già solo io a volte sono due o tre teste perché a seconda del giorno, ma poi tutti non siamo uguali tutti i giorni e quindi io vado a prendere questa giornata qui. L'ho persa. Dunque, allora siamo andati troppo avanti. Allora, io vado a prendere questa giornata qui, no? Questa qua scende.
Certo che scende perché yen forte. Il giorno dopo mi aspetto che lo yen in discesa mi faccia salire l'euro yen. Ma infatti la prima reazione è stata long, quindi non trascurate neanche questo, ovviamente. Bene, però poi ad un certo punto, non so per quale ragione, è crollato l'euro yen. Quindi i big open to close sono short, però nell'intraday ci hanno provato, però poi forse loro stessi hanno desistito nuovamente, quindi meglio prendere la close, ok? Allora io il giorno dopo oppure alla sera mi metto short da qui. Benissimo. E cosa faccio? A fine giornata esco e perdo 30 pips. Oppure io non la prendo qui alla sera, io Fabri, infatti da lì dovevate martellarmi, ragazzi e ragazze, questa tecnica è strepitosa, solo che io, riportandola nella mia testa su base daily, dicevo il giorno dopo io non faccio il daily, una stupidaggine assurda, perché io il giorno dopo, dopo questa lunga candela rialzista, so che al 65% quella dopo su base oraria va in contrarian, lì sono le 9 di mattina, no? Quindi sono le 9.59 quando chiude, per cui siamo fuori dalla bias del contrarian o del trend, quindi posso entrare sia in trend che in contrarian sostanzialmente, invece prima non avrei fatto mai il breakout long, tra le altre cose, e quindi io qui vado short. Poi io posso, io perché faccio correre poco, mi arriva tra la open della candela guida, che è quella lì oraria, e i minimi, qui così mi rompo le scatole, sto guadagnando, il pomeriggio mi flatto, però magari potrei mettere una parte a splittare solo, con stop a pari magari mi prendeva di sfiga e poi il giorno dopo crollava, fa parte del mestiere, però magari se glielo mettevo sopra non mi prendeva, il giorno dopo andavo a beneficiare. E questo era per dirvi che cosa? Che su base giornaliera, entrando short qui, si perdevano 30 pips, entrando la mattina si comunque guadagnava, quindi non è la prima volta che andando a differenziare la stessa dinamica, ma con la possibilità di farla anche in intraday, se ne viene fuori anche meglio diversamente, però chi è entrato qui, tutto sommato, se alla sera è sotto di 30 pips e magari arriva da una sequenza positiva e quindi ha del fieno in cascina, ma magari quella stessa persona potrebbe dire a se stessa, ma io quasi quasi gli metto uno stop loss o qui sopra o sopra due massimi e provo ancora a tenere, perché vedrete che se andrete a fare lo studio capirete che questa giornata qui, che non ha reagito rispetto alla precedente che era short e questa non ha reagito, dentro di sé ha soldi short, quindi la maggior parte delle volte sarete dalla parte giusta, la maggior parte delle volte, ok? Quindi questo per dire che qui c'è stata una giornata interlocutoria, ok? E poi boom, è arrivato il trend che noi sapevamo già per questa giornata che non aveva reagito. Quindi questa è una tecnica che, oltre a essere operativa, è anche di analisi, molto facile e intuitiva e replicabile per tutti. Ok? Quindi abbiamo visto questo, io sono contento che è venuta fuori anche una giornata interlocutoria che mi ha fatto fare queste ultime parole. Non ho altro da aggiungere, ragazzi e ragazze, su questo argomento trattato e sviscerato così. Poi, chiaramente, sempre dare un occhio a questa roba qui, magari lo facciamo oggi, cioè adesso, nella giornata di oggi, su time frame più piccoli, però sui time frame più piccoli c'è troppa velocità, meno spazio, meno ricompense attese, più costi occulti. Quindi questa è una cosa che io porterò a settembre, quindi Fabri, che non trada il daily, da settembre lo trada, ma indirettamente alle 8 o 9 di mattina, se riterrà che potrà entrare meglio che se non lo avesse fatto alle 11 di sera. Così dormo tranquillo, alla mattina tante volte mi mangerò le mani perché se l'avessi preso, ma comunque delle altre buone volte lo prenderò ancora più sconto. Benissimo, tecnica da trading room perfetta intraday. Poi è chiaro che se io abbasso qui, e questo qua ce l'abbiamo anche in trading room normale, ve lo guardate da qui, chi entra in room pro può fare, disfare, eccetera, però io lo lascio da una vita lì e lo continuerò a lasciare lì. Quindi non, tra l'altro, proprio perché dico tutto, non è che vi sto dicendo abbonatevi o abbonati alla trading room pro perché solo così ce l'avrai, no, ce l'hai anche qui, un po' più piccolo, però penso che si veda uguale. Quindi questo lo abbassiamo un attimo, questo lo rimettiamo a posto, gli rimettiamo qui lo scorrimento. E questo non c'entra niente, non me lo sposto, e qui ce l'avete. Quindi se adesso, vabbè, siamo in giorni veramente stra particolari, no? Però se stasera il dollaro chiuderà o chiudesse anche qui, domani
sappiamo già che il dollaro farà così, dollaro generico. Allora domani sera, se tutte le monete contro il dollaro sono salite, non c'è niente da fare, okay? Ma già domani pomeriggio lo vediamo. Se invece domani pomeriggio vedrete, se vorrete, perché domani è Ferragosto, dai, però per dire, se domani pomeriggio vedrete che su due o tre strumenti il dollaro ha ancora vinto, quelle due o tre monete che le hanno buscate dal dollaro sono veramente deboli, e quindi io le vado a martellare ancora di più, perché c'è già qualcuno di grosso che le sta martellando, perché solo se c'è un big succedono queste cose, non se noi martelliamo uno strumento o un altro, ok? Bene, allora, portato a casa questo concetto, ovviamente lo posso riportare prendendo quest'altra qua e prendendo a prestito lo stesso template ma sul time frame orario. Però magari vi inviterei maggiormente a farlo su un grafico prima 4 ore, perché è una questione di ritrovare le ricompense attese. Ma facciamolo, perché ripeto, siamo un cantiere di lavoro anche. Adesso non stiamo producendo dei guadagni in pips, ma potenzialmente ancora di più di quello che si pensi in realtà ne stiamo producendo. Perché poi da settembre, Fabri, questa tecnica me l'avessi detta prima, e però, ok, era lì, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere la stessa tecnica. Io, se non ricordo male, quando avevo fatto il video, avevo dato un altro innesco per l'intraday. Cioè, se io ho una candela tipo questa, che ha lo yen basso, perché sennò euro yen non sarebbe salito così, il giorno dopo mi aspetto che l'euro yen storni, non storna, ma sono sull'orario, ok? Allora, di non entrare qui, ma di entrare a breakout. Poi, oggigiorno, a differenza del video che troverete nel blog, vi aggiungerei le fasce orarie, cosa che non avevo fatto ai tempi, perché non, cioè, tutti sappiamo che ci sono degli orari migliori o meno, ma non avendoli mai visti questi orari e toccati oltremodo con mano, allora è diverso da oggi che ogni giorno metto le fasce orarie in test. Per quello che vi dicevo prima, provate sta sequenzina sui cicli, perché non è che sia un'equazione neanche di primo grado da risolvere, quindi capisco che l'avete capita. Ma perché continuo a ripeterla? Perché voglio spronarvi e sforzarvi, stavo fondendo le due parole e non veniva fuori nulla di che, quindi spronarvi e farvi sforzare a farla, perché capirla l'avete capita, è ovvio, ma se la fate per un po' di tempo in demo e la vivete, allora sarà un'altra storia ancora, ok? Allora sull'orario faccio la stessa roba. Allora facciamo un'ora fa, allora partiamo da adesso, c'è lo yen, tra 13 minuti chiude. Vedrete che tra 13 minuti, se lo yen chiuderà qui, farà così. E però se gli strumenti, se lo yen non scenderà contro altre monete, lì sarà da andare long. Quindi sta roba sarà un check tutti i giorni per il piano cartesiano, tutti i giorni. Prendiamo, tra un'ora ci può essere un segnale sul GBP, perché GBP era basso, doveva reagire. Ma GBP è salito contro tutte le monete? Non lo so, lo andiamo a vedere. Però prendiamo questo yen intanto, che almeno sono passate un po' di ore e quindi possiamo discutere su qualcosa di concreto. Però qui è la fascia oraria della volatilità del Menga, quindi anche quello da contemplare, ma lo mettiamo al limite dopo. Allora qui erano le ore 7 di oggi, quindi io vado sul grafico orario alle 7 di oggi e prendo tutte le monete che hanno battagliato contro lo yen, perché qui c'è uno yen alto, quindi devono essere scese. Gli strumenti che adesso vedremo dovranno essere scesi, ovviamente scesi se hanno lo yen al denominatore, ok? Ma siccome lo yen è solo da lì, allora sono tutti scesi. E andiamo a vedere, ed erano le ore 7 di oggi, e quindi mettiamo le ore 7 qua così, perfetto. Quindi euro yen per l'appunto è sceso, però l'ora dopo è sceso ancora? No, quindi su euro yen non ho segnali per adesso. Poi GBP yen, GBP yen infatti è sceso, ma la candela dopo ha reagito, per cui non mi interessa. Poi USD yen, ecco, USD yen e allora USD yen malgrado, ecco, questo è un altro caso ancora. Però ci si arriva per ragionamenti condizionati. Allora, USD yen, malgrado alle 7 si abbia avuto uno yen forte, addirittura il dollaro yen è riuscito di pochissimo a salire. Ok?
Poi dopo, scendendo lo yen, è ancora salito il dollaro yen e dopo un po' è arrivata la sparatina. Avevano posizionato già i soldi long qui piuttosto che qui, piuttosto che anche già da qui, per esempio. Quindi questa è ancora un'altra dinamica che penso sia quasi esclusiva dell'intraday, ok? Perché sul daily uno yen forte difficilmente mi fa una candela così daily. Sull'orario ci può stare, poi l'orario non era, no? Sono le 6 di mattina italiane, eccetera. Quindi questa è un'altra cosa ancora. Allora io avrei potuto provare anche un long da qui sopra. Anche qui, con che target? Beh, certamente guardate i pivot, guardate i cicli, eccetera, perché qui un target non ce l'abbiamo, ok? Sull'orario. Andiamo avanti. Poi ho ricevuto 3-4 domande e le rispondo volentieri. Lo so proprio finire esaurendo completamente un po' qui il discorso. Quindi abbiamo fatto GBP yen, euro yen, dollaro yen, NZD yen. NZD yen è sceso, ma la candela dopo è salita, per cui niente. AUD yen, la candela prima giustamente è scesa, quella dopo ha reagito poco, ma ha reagito, e quindi niente. CAD yen, ecco, CAD yen, la candela prima è scesa. Poi ripeto, cioè vi ripeto le stesse cose che ho detto fino adesso sul daily, con qualche sfumatura in più, però CAD yen aveva la candela ribassista figlia dello yen forte. Lo yen forte ha stornato, ma CAD yen non è riuscito a rinsavirsi. E quindi, se fossimo su un daily, vi avrei detto short alla close con target il doppio minimo. Anche qui si può fare se c'è un po' di spazio, però a grandi linee qui non c'è quasi mai spazio. Poi a quest'ora sono 3 pipe e mezzo. Però, siccome qui è sceso e qui è sceso, malgrado si abbia un open price long, io in questo momento sul piano cartesiano confiderei più nell'avere un CAD yen che mi scenda, e abbastanza mi sta dando o mi starebbe dando ragione. Quindi sicuramente, guardate come sono balordi, ti fanno il martello, che se anche è posizionato in un punto dove oggigiorno, a differenza di una volta, magari nessun piccolo va più long, però intanto ti fanno il martello quantomeno per fartelo vedere, e se sei short ti stoppi qui sopra e poi dopo che hanno preso lo stop scendono, oppure qualcuno che arriva lì lo vede, tutto sommato vuol provare ad entrare e prova ad entrare. Noi ricordiamoci anche che se questa candela, no, ok, aveva già fatto la falsa rottura qui, perché ricordatevi che se qui avesse fatto la candela così, questa era la prima rottura di una candela guida, che in genere bla bla bla, quindi se avessi shortato qui, questo è il primo target, perché qua rischio che mi faccia falsa rottura, non chiudo tutto, splitto, metto stop a pari. Cioè tutte queste cose, ripeto, le usiamo, le diciamo, eccetera eccetera. Quindi questo lo percepivo come strumento che, benché abbia nella checklist un open price long, queste 2 ore per me possono essere significative per l'aver messo i soldi in short su CAD yen, ok? E poi rimane CHF yen. CHF yen, niente, ha reagito, ok? Quindi qui è molto simile il concetto. Guardate, guardiamo ancora lo yen, c'era anche stanotte qui, già che ci siamo riguardiamo gli yen qui sotto e poi guardiamo la AUD e poi basta, ragazzi. Se non ci sono domande su questo, ho finito, poi dopo vi leggo e vi rispondo anche a tutto il resto. Allora, questa era la candela delle 2, quindi alle 2 CHF yen certamente me lo aspetto in salita, perché se lo yen crolla il franco svizzero fa il furbettino contro lo yen e sale. La candela dopo non storna, e allora long da qui, se fossi sul daily con target qui. Invece io qui devo estrarre della forza, che poi tutto sommato dopo si è materializzata fino a un certo livello. Poi è chiaro che bisogna essere un po' navigati scaltri e vedere il mercato sotto forma di un qualcosa di dinamico, e quindi non è che un long posizionato qui, a maggior ragione oggigiorno, non possa poi diventare uno short. Però in genere ti avvisa, perché se questa era long, era la candela delle cause long, tu se ti fidi entri long qui, se non ti fidi entri long qui, poi ti va un po' giù, ti ritorna su, ti arriva un po' giù. Certamente dopo queste candele ribassiste, se i soldi erano long, mi aspettavo quello che è arrivato, quindi se vado long qui e non vado long lì a leva 1000, dopo una candela sui minimi vado ancora long in questa open. Già quando ritorno qui chiudo questo e sono long da qui, cioè caso su caso, no? Poi chiaramente dopo che mi fa un doppio massimo così, eccetera, se sono long da qui
e sono lassù su doppio massimo, metto sto papari, ma lo faccio, non dico tutti i giorni, ma spessissimo, e avanti tutta, no? Poi lo yen lì era basso, quindi tutti gli yen lì mi aspetto che salgano, vediamo se è vero. Quindi abbiamo fatto franco svizzero yen, CAD yen, vedete che sale e va ancora un po' su, Audi yen, vedete che sale soprattutto l'ora dopo alla freccia alla linea verde, e comunque riesce ancora a stare un attimino su. Poi certamente, ragazzi e ragazze, si lavora di portafogli, e quindi certo, magari mentre sei long e guadagni su uno, sull'altro ti stai difendendo, stai perdendo, ci sta assolutamente. Poi NZD yen, anche qui NZD yen comunque non smette, no, di salire subito dopo la linea verde e quella candela ancora dopo, ancora un po' su va. Poi siamo anche in una certa fascia oraria, bisogna anche dire sempre quello. Euro yen, euro yen, vedete che ha proseguito ancora bene, e dollaro yen altresì altrettanto bene. Quindi questo è il discorso, ragazzi e ragazze. Poi qui su questa stessa candela c'era sia AUD che yen, quindi rimetto AUD yen, che non mi sono più di tanto soffermato a vedere. Ecco, AUD yen aveva sia yen che AUD tirati, la candela dopo non ha reagito. In questo caso, la maggior parte delle volte vi dico, è proprio bello sbilanciato al rialzo, a parte che la giornata non è ancora finita, però soprattutto finché non rompiamo questo minimo qua. Però poteva essere che poi abbia dovuto per due monete nell'intraday più facilmente pagare pegno e ristabilizzarlo un attimo prima poi di magari ripartire. Quindi vivendolo lo si capisce pian pianino. Quindi chiaramente adesso questo è un livello che poi però diventa una zona molto importante per Audi US o Audi Yen. Ok? Va bene. Allora, ragazzi e ragazzi, io volevo proprio rifarvelo questo webinar, rifacendovi vedere, diciamola così, rivedendo i segnali anche oggigiorno. Ma ripeto, la cosa più bella è che voi andiate sui grafici, cioè sul blog, nel blog, e vi guardate il webinar che vi ho detto prima, ok? A colpo d'occhio, ecco anche qui, no? Ecco, vediamo ancora questo caso. Qua il CHF è alto, però il giorno dopo è ancora più alto, ma non è un problema questo, perché questo qua è il 11, questo è l'11, ma qua siamo sul time frame orario, però può capitare anche sul daily, non è comunque neanche un problema lì, semplicemente non c'è il segnale. Quindi questo lo andiamo a ripristinare. Volevo riguardare ancora proprio magari un NZD sul daily per dire se ce n'è uno un po' tirato di quest'anno. Poi noterete ad esempio il CAD, la moneta che è anche assieme allo yen, più facilmente riesca ad andare ai limiti. Però poi ci sono anche le altre, ad esempio qui c'è un NZD, era il 22 maggio. Allora partiamo dal riferimento NZD USD, togliamo scorrimento, andiamo al 22, abbiamo detto maggio, 22 maggio, eccolo qua, e di nuovo la solita tiritera. 22 maggio una candela lunga, giorno dopo mi aspettavo che l'NZD USD avrebbe avuto modo di scendere, perché se scende l'NZD può essere che il dollaro faccia il furbettino in senso buono contro di lui, e quindi torni indietro. Non lo fa, benissimo, nessuno entra short e long qui di noi, nessuno entra long, però voi sapete da oggi che avete uno spazio di 40 pips circa, 38 pips a favore. Allora il giorno 24 maggio, se noi andiamo sull'orario, probabilmente abbiamo anche un regalino. 24 maggio, adesso facciamo finta che tradiamo giorno e notte, io sarei potuto entrare long qui in open, però se trado giorno e notte e ho la competenza e vedo anche il Wolf, entro long, si innesca un Wolf con primo target e secondo target. E ragazzi e ragazze, non è per di nuovo fare i conti in tasca a nessuno, però se io entro qui dove ho messo il pallino, metto lo stop loss un po' più sotto di qui, che sono 10 pips, lo metto a 20, e su 20 pips riesco a entrare
con 3 o 4 lotti, ok? Cioè, e qui ne chiudo due e qui chiudo le altre due, trading room per un anno, un giorno di lavoro, trading room per un anno. Dopo, poi andiamo ovviamente ancora avanti, eccetera eccetera. Cioè, questa è la situazione win-win, ok? Che dovete capire bene nella vostra testa, dal punto di vista anche mio, oggigiorno con i miei volumi e con le cose che faccio durante una giornata. Quindi, perché non l'hai fatto? Ok? Ve l'ho spiegato moltissimo in questi giorni, perché faccio tante robe. E poi questa, ad esempio, nella mia testa era stata memorizzata in maniera errata, come tecnica daily, e invece è intraday anche questa, oltre che essere daily, entrambe le cose. Allora, da settembre alla sera Fabri sarà alle 23 in trading room, ma manco per niente. Ogni tanto ci potrò pure essere, ma non è una promessa, quindi vi prometto che non ci sarò mai. Ma la trading room è sempre aperta, se ce l'avete quella pro siete voi sul vostro PC, se avete questa ce l'avrete in basso a destra e via. E poi qui potevo prendere anche altri strumenti, che ne so, euro NZD, vediamo un po', il 22 ovviamente è al contrario, no? Con un NZD che sale, l'euro NZD doveva scendere, ma il giorno dopo, secondo voi, ha reagito? I big hanno reagito al crollo del giorno prima, no? E quindi sono loro che hanno prodotto quel crollo. Allora io non posso da questa close entrare fino a questo minimo. Non è che non possa, però non conviene, perché sono 20 pips, 15, quello che è. Però di nuovo qui mi sembra che dalla open sia salito. Allora ritorno qui per l'ultima volta e poi cambiamo discorso. Allora il 22 maggio io arrivo in trading room, oppure voi arrivate in trading room o davanti al vostro PC. Il 22 maggio scende, ecco, sì, perfetto. Quindi voi il 22 maggio scende, ultimo, certo, con un NZD forte. Il giorno dopo l'NZD scende, ma lui scende ancora, quindi vuol dire che l'euro contro l'NZD è un po' spacciato, nel senso è short, è da vendere. Allora io il giorno dopo trado ancora H24, rivedo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, unisco 1.3, quindi mi fa la W di Wolf, per ricordarcelo. In close qui entro short. Se qui sono le 8 di mattina la faccio anch'io, però non lo so. Qui sono le 6 di mattina e niente, non è che dobbiamo alzarci alle 6 di mattina, perché tanto di occasioni ce n'è, ma se per sbaglio siamo andati in bagno, come per gli uomini da pubblicità che ogni tanto ho menzionato per sorridere, no? Come quando rimango overnight, io faccio tipo quella pubblicità di quello che si sveglia la notte per la prostata, ma trovava le scuse. Io quando vado overnight alla notte mi scappa la pipì 10 volte, mi viene sete, e tutte mi vengono, allora evito di andare overnight, ok? Però se per sbaglio alle 6 vado veramente in bagno e so che c'è sta roba, passo un attimo un cippettino lì, perché poi torno a dormire un'ora o due, per dire. Magari più d'inverno, non lo so, glielo metto e vado a dormire, oppure inizio a tradare da lì, però questo era un vantaggio. Ma non perché il grafico è fatto, perché il grafico è fatto dal giorno prima e adesso lo sappiamo tutti quanti. Chiuso il webinar di oggi su questo discorso qui. Quindi chiudo questo. Questo grafico lo vado a ripristinare nel suo scorrimento normale, lo abbasso, ce l'avete in basso a destra. Trading room normale ve lo trovate qui. Fabio, ho visto che è buono, adesso me lo voglio mettere sulla mia piattaforma Trading Room Pro.